In questa convenzione c'è scritta una cosa semplicissima, che il paesaggio è quello come viene percepito dalle popolazioni. Noi stiamo facendo un'attività di percezione, però dobbiamo cominciare a raccogliere le firme sulla certificazione popolare della percezione del nostro paesaggio e utilizzarlo come un documento popolare, regionale, per opporsi in sede comunitaria a qualunque cosa avverrà da qui in poi, perché non abbiamo altra scelta. Loro stanno violando la Convenzione Europea del Paesaggio, perché non stanno ascoltando la percezione delle popolazioni, che si compone anche attraverso i consensi che andiamo a registrare in tutte le parti dell'isola su questa questione. Noi d'ora in poi ci organizzeremo per raccogliere la certificazione del paesaggio, così come ce l'hanno le popolazioni, e le porteremo anche nelle sedi comunitarie. Io credo che da qui nascerà anche un documento che proporremo alle amministrazioni comunali perché ci diano una mano nel loro interesse, perché l'interesse delle amministrazioni comunali è la loro titolarità nella capacità di programmare il proprio territorio. Quando venite fatti fuori dal percorso autorizzativo attraverso una falsa semplificazione, viene fatto un esproprio istituzionale dei poteri dei comuni, che noi dobbiamo in qualche modo tutelare.